Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV e questa volta l'SOS ce l'hai tu, Beppe. Ma che abbiamo qui? Buonasera. Attento che Morde, così morde non vuole essere questo... toccata, Noi non la tocco. mi raccomando. L'SOS ce l'ho io Sì. sul semaforo di via... Ah, No, l'SOS. quale? No, nel senso perché siamo a casa tua stasera. Ah, scusa, pensavo... Ecco, l'uomo più cercato di Arezzo non si smentisce mai. Non si fa tempo a parlare che arriva la È telefonata. il Franchini, il nostro sponsor. Che gli facciamo? Lo riattacchiamo, poi dopo lo Sì. chiamiamo. Va bene. Ah, vai. Allora, SOS, Dunque, perché siamo a casa tua? siamo a casa mia perché oggi... L'ospite qui che si è accomodata, come si chiama? Milù? Milù, buonasera. Lo guardi SOS Arezzo TV? Non ho fatto una domanda cattiva, dai. Sì, stai attento, che mordace, piccina ma mordace. Niente, siamo qui stasera a casa mia perché c'è stato un problemino per cui devo stare in casa, non posso prendere freddo e me ne devo stare tranquillo, senza guardare la TV, senza assolutamente lavorare col computer, ma soltanto davanti al fuoco a starmene al caldo, tranquillo per qualche giorno. Bene, allora lo abbiamo preso per te il freddo, soprattutto il nostro Daniele che è Ai tornato. giovani gli fa bene, Sì, si tempra, si capito? tempra. Che è tornato nel dove eravamo stati giovedì, cioè nell'incrocio tra Viarno e Via Veneto, dove questo semaforo ancora non funziona dopo tantissimi giorni. Non funziona perché ci sono problematiche per reperire i pezzi di ricambio di questo semaforo. Ah, Perché quindi lo sai adesso, ti sei sì, informato. mi sono informato. Perché essendo un semaforo vecchio, la ditta che l'ha fornita è fallita, come oggi spesso purtroppo succede, e i pezzi di ricambio che c'erano sono terminati, per cui l'amministrazione sta aspettando che arrivino questi benedetti pezzi di ricambio. E dopodiché può intervenire per rifare funzionare il semaforo, così come è successo via Trento Trieste, in attesa poi di installare semafori nuovi, intelligenti, come intelligenti sono sempre macchine, e come sono state messe da altre parti, che possono essere comandati in remoto a distanza, e per cui di fatto anche le fasi possono essere non previste, possono essere modificate a seconda del traffico che c'è in diretta, quindi appena succede l'evento si può d'ufficio modificare il ciclo semaforico. Quindi diciamo che questo incidente alla fine può tornare di vantaggio perché arrivano questi semafori di nuova generazione. Esatto. Poi per fortuna adesso ce ne sono tanti semafori, quindi penso che faranno alla svelta a far sì che tutti i semafori abbiano questa possibilità e questa nuova tecnologia. Sì, Bene, quindi sentite, sei informato per noi in questi giorni. anche via Tolomeo, Le sai anche tutte. via Tolomeo ho chiesto Che del succede in via... perché Dov'è via Tolomeo? via Tolomeo, via Trevento, zona 25 Ah, aprile, sei zona, informato? scusa, Sì? Belvedere. E sì, anche lì c'è stato un progetto che però è stato fermato per adesso, non è stato attuato per fare un ciclo, un semaforo completamente nuovo. È passato avanti quello di Via Vico e via Fratelli Lebore giù nella zona Galvani, perché quello che c'era anche quello è un sacco di problematiche, lì c'è molto più traffico, anche se inizialmente ha avuto un sacco di problemi, quello che creava code semaforiche. E quindi di conseguenza adesso è passato avanti quello, poi prossimamente penso che facciano anche quest'altro. Insomma, un po' di pazienza, insomma, è un problema in via di risoluzione anche perché molti cittadini automobilisti e anche pedoni si erano lamentati perché è un tratto trafficato quello di Viarno e via Veneto, quindi è anche pericoloso lasciarlo così tanti Esatto, giorni, no? sono d'accordo con te. Quindi c'è stato questo pezzo, che, insomma, che chiamiamolo volgarmente pezzo, insomma, che È una è centralina, dai. una centralina Oggi che... sono tutte le centraline. La tua macchina, appena si rompe la centralina, sei Eh morto. sì, è Le vero. mie macchine d'epoca, un cacciavite e una pinza, si riparte. Eh sì. Tu E a niente da volte fare. basta un virus, no, virus no, ma insomma una cavolata elettronica che ti fa saltare E tutto. se rimane a piedi. Bene, salutiamo la nostra Minù, la salutiamo e basta che non si può toccare, No, perché attento. sennò morde. Pericolosa e gelosa, Gelosa? come tutte le femmine, sai, Eh sono un sì, po' però vedo che mortacci. si è accasata subito, quindi è anche Vuol dire che mi piace, vuol abbastanza dire che mi piace. amichevole, Mi diciamo. piace. Ti piace? Eh sì. Bene, queste sono soddisfazioni. Non può dire che non ti piace neanche un cane, visto? Benissimo, salutiamola e ci vediamo domani. Ciao.